io credo che si torna a quei ragionamenti che abbiamo fatto già altre volte. Intanto va detto che nella partita secca, diciamo, nelle coppe più precisamente, il Napoli è imbattuto, perché sia in Champions durante il girone che in Coppa Italia non ha mai conosciuto la sconfitta. E il fatto che nelle coppe abbia regolato con pieno merito Inter e Lazio in campionato la Juventus ti dice come secondo me, caro Umberto, al di là di tutte le responsabilità di chi ha allestito la squadra e di chi l'ha gestita, c'è un coefficiente di responsabilità dei calciatori notevolissimo in questo disastro stagionale. Perché io, per esempio, stasera ho visto una maggiore applicazione, ho visto una squadra determinata, sì, ho visto anche qualche strafalcione, ma non ho visto la superficialità che invece avevo riscontrato contro il Lecce. Allora qui si tratta pure di richiamare questi giovanotti al loro senso profondo di responsabilità. Perché quando fanno. Adesso so che farò un po' arrabbiare il capitano Bruscolotti. Quando fanno gli uomini e i calciatori, prima gli uomini e poi i calciatori, i risultati si vedono. Perché poi, attenzione, le partite come questa puoi anche pareggiarla, puoi anche perderla, d'accordo. Ma il Napoli non ha mai dato l'impressione di essere inferiore all'Inter. E allora non è possibile, visto che l'Inter comunque a questo traguardo tiene, visto che l'Inter comunque ha schierato praticamente la formazione titolare, eccezion fatta per qualche effettivo, a cominciare dal portiere, non si giustifica poi come tu perda le partite contro le ultime della classe, vanificando ogni velleità a questo punto di rimonta Champions in campionato, ma forse addirittura di. Come dire, poter accedere alla Europa League, quella diretta non attraverso la fase a girone. Ecco, io credo che questo vada messo sul piatto e chiudo il ragionamento anche in prospettiva futura, perché quando poi Gianni, Umberto, capitano, si tratterà di tirare le somme di questa stagione e qualcuno dovrà pagarne anche il conto, no? Tra i Tutti, calciatori. tutti, Esatto, tutti. Non bravo devi capitano, dire che i calciatori bravo. devono essere No, richiamati, Peppe. però, Questo perdonami. l'abbiamo detto da una vita e lo continuiamo Perdonami. a dire. I Esatto. giocatori vanno in campo e fanno il meglio di quello che possono Però, fare. scusami, Ci sono le scelte ma dell'allenatore, ci sono l'allenatore ha tante pagato, fatture, però. cioè Ancelotti ha Ma pagato. ha pagato Gattuso rischia perché non perché. sappiamo se sarà confermato o meno. Ma pagherà pure qualche giocatore alla fine, Dovrà perché la società pagare, comunque qualche giocatore dovrà farà pagare. delle valutazioni, però Certo. non bisogna, Peppe, te lo dico per l'ultima volta, ti No, prego, no, non devono Peppe, passare noi per continueremo a capro, dirlo ogni ma non volta. devono passare per capro Peppe, ma tu espiatorio veramente ogni fai che volta ogni così. partita che il Ogni Napoli non volta va fa bene, così. questi sono dei cattivi Sono da mettere professionisti, al non si muro. impegnano mai. Poi Sì. fanno vengono la partita e fanno gli uomini, ma io Certo. da calciatore mi sentirei Stasera offeso che da dici te. allora? Io da Stasera te che mi dici? sentirei Ma perché Milik offeso. come ti è parso? Beppe, tu Stasera stai che dici? offendendo dei Milik professionisti. come ti è Ma parso Milik che domenica? gioca a Milik come pallone. ti è parso Ma che vuol domenica? dire? Rispondimi. Ha Come preso ti è 5, parso da domenica? Ma 5, si può da giocare in quel 5, modo? da 5. Ma si può Ma approcciare in quel modo che la palla? approcciare? Ha giocato la sua Rischiando di partita. spedire fuori Ma la la palla smetti di a un metro offendere la dalla porta? Ma io non gente? offendo Ma se nessuno. tu sbagli un articolo ti dico che sei un cattivo professionista. Ma tu veramente Io la Ener per la fai? E-congiunzione l'ho mai sbagliata in vita mia. Va bene, sì. Allora non dobbiamo No, difendere ma e vai in campo e vedi non che ti vuol dobbiamo dire. dargli gli alibi No, a è qua costoro. che forse sbaglia Peppe, se mi Non permettete dobbiamo di dargli alibi intervenire. a No, costoro, no, perché hanno condotto il Napoli nel baratro. Ma Ragazzi, stai alzando la gente contro ma sti che stai ragazzi. Ma dicendo, renditi Peppe? conto di quello che fai. Senti, tu non fare il Ma renditi demagogo. Tu non fare il conto. demagogo. Non fai tu fai il Io demagogo. analizzo Ogni questa partita non sono Certo, uomini, non sono uomini. Ma smettila, perché assolutamente. la gente ci crede a quello che tu dici. Benissimo. E Zelinski ti pare che possa Si fare quegli rischia un errori? giocatore di pallone che sbaglia come tu. Ma no! Ci sono errori che nascono da Va un bene, approccio ok. superficiale. Se no sarebbe un Da un fuoriclasse. approccio superficiale. La vuoi Paragonare. finire? La vuoi Ma io dico finire? quello che No, voglio, ma non è che devo ma tu chiedere, devi ma stare non è che attento devo a quello chiedere che permesso a dici. te Perché e tu me ne aizzi la prendo il gente piede. contro i Ma io non aizzo niente a calciatori. nessuno, non ti Stai dicendo che permettere, sono dei ma non cattivi ti permettere. professionisti. Io Tu non ti devi sto valutando un permettere. professionista come Stai valuto il dicendo cantante. che non fanno gli Come uomini, valuto un cantante Peppe. a Le tue teatro. parole sono chiare. Tu dici che non fanno gli Io uomini. credo che i colpevoli di questo Sono disastro, parole che tu io credo dici. che i colpevoli di questo disastro sono i calciatori Sì, in è primo luogo. facile scaricare Ah, Ancelotti così. è facile così. È bravo, sei un informone tu. Grande,
grande furbone. Vabbè, bravo, bravo, questo è tutti like. Tu non sai più che dire, sono allora tutti like. A questo. Sono tutti like, no, bravo. No. Tu per il like allora, stai perdendo, allora, mi vuoi negare il diritto di... Bravo, il diritto di che? Ma scusa, di la ma io quando vado a vedere uno spettacolo a teatro, ho diritto di giudicare. Di dire che hanno recitato male, non di dire che non sono invecchiati, Peppe. Peppe. Posso? Io non scusa, posso fare male, che io non abbia diritto di esprimere gli uomini. Scusa Margherita, scusa Margherita. No, no, tu dici che non fanno gli uomini. Certamente, devi dire le parole che dici tu, le devi pensare. Assolutamente. No. Assolutamente che? Assolutamente. Allora, l'ho detto e lo ripeto. Forse evidentemente. Stai facendo una cosa grave. Giocatori strapagati. Evidentemente, Peppe. Ancora, questi sono. Chiedo scusa. Evidentemente Peppe vuole per forza paragonare professionisti di qualsiasi settore. Certamente. No, ma non è così, Peppe. Ma il senso che hai visto un campo manca a 300 km. Fare. Ma non puoi dire una cosa del genere. No, se vogliamo far ragione a Gianni, no, però, che significa che non ho giocato a pallone? Allora. Ma non puoi dire questo, perché scrivere un articolo. Se scrivi un articolo, non stai facendo agonismo. L'agonismo è un'altra cosa. Comunque mi è piaciuto prima Peppe quando ha detto, Ancelotti ha pagato. Ha pagato, certo. Ha pagato. Guarda, 50 milioni di sterline. Ma cosa ha pagato? Che si è andato a prendere... Napoli ha pagato. Ma cosa è stato ha pagato? Su, lascia perdere, Gianni. È ma stato cosa ha pagato? Ma lo sai curriculum? Ancelotti c'è cosa ha prodotto? Si sono messi d'accordo. Ma lo sai cosa ha prodotto? Esonerato. Lo sai, Peppe, cosa ha prodotto Ancelotti? Disastro. Nel suo anno e mezzo? Quello che abbiamo sotto gli occhi di cui voi due state discutendo. Ha prodotto un secondo posto nell'ottavo di dicembre. No, lascia stare, lascia stare. Poi parliamo, lascia stare. Peppe, lascia stare. Così. Allora, riportiamo un attimo i toni. Ma puoi dire, può dire quello che vuole, ma non può dire a questi ragazzi che ma non sono non puoi uomini. Dire che cosa non sono dire. Uomini. Tu questo lo è offensivo, ma io Peppe. La responsabilità. È offensivo. Vabbè. Tu hai la responsabilità di offendere. Benissimo. Ti prendi la responsabilità di offendere. Ma che sei diventato il difensore degli avvocati? Ma non posso accettare questa cosa. Hai il patrocinio dei calciatori. Ma l'altra volta ha parlato ho coscienza rispetto ha parlato anche dei soldi, devono rispondere perché sono certo, ben pagati naturalmente, naturalmente. Ma quando giocava a pallone pensava ai soldi. Ma quali soldi? Ma perciò tu hai fatto bene a dire che lui parla da giudizi gratuiti, mi devi cioè, dire. Cioè, attenzione, Peppe, voglio fare un piccolo per tu puoi dire tutte le critiche che vuoi. Ma dire che non fanno gli uomini è gravissimo. Vuoi far parlare a no, 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 scusa Umberto. Allora, vi ricordate a quel mondiale non so di che anno era, quando Baggio sbagliò il rigore. È 94. 94. E allora, no, Beppe, no, 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 Peppe, tu questo stai dicendo. Baggio giocò. Tu questo stai dicendo. Non toccò una palla in finale. Giocò con le stampelle, voglio dire. Che gli vuoi io l'ho detto nell'anteprima e tu hai annuito dandomi ragione. La palla è rotonda. La palla è rotonda. Allora, i tuoi concetti vanno un po' fuori da una logica quando si parla di calcio. Per quale motivo? Perché il professionista calciatore non è come gli altri professionisti che vanno, sanno quello che devono fare, 2 più 2 fa 4. Con l'articolo in mano. Capito? È tutta un'altra storia. C'è un avversario. Diciamo. Il calciatore, no, voglio finire, il calciatore è stressato tutti i giorni. Per chi si allena tutti i giorni è stressato fisicamente e mentalmente, è sotto esame tutti i giorni. Deve decidere una frazione di secondo. Ma me è così, ragazzi. Cioè, Milik vuole sbagliare il gol, secondo te? Perché quindi, non si impegna. Io non ho mai detto questo. E tu dici che non fanno gli uomini. È stato superficiale. Beppe, tu puoi dire quello che vuoi, ma non puoi dire che non fanno gli uomini. È gravissima questa affermazione. Okay. Se fermano un giocatore e gli danno uno schiaffo, no, sei responsabile, no, non permetto. Non ti permetto. Ma certo. Non ti permetto. Perché quelli non pensano che non fanno gli uomini. Non ti permetto. Tu hai delle responsabilità, fratello caro. Ma che scherzi, ma sei matto. Ma tu sei matto a dire queste cose. Ma sei matto. Tu sei matto. E allora come hai giudicato il fatto che a Liverpool, per esempio, ma è una partita di calcio. No, no, no. Allora, scusatemi. Allora, ma tu mi stai accusando di cose gravissime, Peppe, scusami. Peppe, ma tu dici cioè, cose gravi. Se dobbiamo... Ma certamente. Tu dici cose gravi. Ma tu stai tirando fuori delle conclusioni. Io faccio una valutazione su una prestazione dicendo... Dici che non fanno gli uomini. In certi momenti non hanno fatto allora, gli uomini. Peppe, no. Perché hanno fatto gli uomini secondo te quando non sono andati in ritiro? Ancora. Quelle come è quello che c'è? Quello è l'altro. Allora, che c'è? Peppe, però ti prego, non urlare. No,
non urlare con calma, con i bassi. No, ma lui non ha detto niente, non ha urlato. Non ha urlato, no, anzi, facciamo così, dai, così. Ma io capisco che adesso bisogna fare la difesa demagogica, perché... No, ma tu no, fai l'attacco demagogico! L'attacco demagogico è il tuo! Forse era l'arbitro. E ci sta l'arbitro, 10 rigori! No, tra l'altro 10, non 12, 44. Io ne ho contati 9 precisi. Beh, certificati. 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 E qual è l'ente certificato? Te lo dico io chi è. C'è l'ente certificato. Gazzetta dello Sport. Corriere dello Sport. Tutti gli ex arbitri. C'è unanimità. Non trovi un commento contrario. Per cortesia. Allora, meno ma come per cortesia? Meno male ma tu in che mondo vivi? Meno male ma dove vivi? Vabbè. Meno male che il Napoli ha vinto, altrimenti... Ma dove vivi? Dove vivi? I rigori negati certificati e... Allora, Peppe, allora... Dall'opinione pubblica! Totale! Totale! La piattaforma non so che... No! Lo sto parlando, io sto parlando delle maggiori testate nazionali, ma dei maggiori arbitri nazionali, di Casarini! Ma tu chi sei vicino a Casarini? Sei una caccola vicino a Casarini! E statti zitto quando parli di Casarini! E se Casarini dice che è il rigore, ti devi stare zitto! Che è la Corte di Cassazione! È certo che è la Corte di Cassazione! Casarini. È il miglior arbitro del mondo! Del tu chi mondo. Sei? Le mando le regole! Avevo però no, come no, era difficile. Ma con Casarini ti vuoi mettere? Questo non te lo consiglio. Con Casarini ti vuoi mettere? No, adesso... Con Casarini ti vuoi mettere? Allora, o mandiamo un po' di pubblicità, ti calmi, perché onestamente il fatto che tu mi accusi di essere un cattivo professionista, perché dici che io non conosco le regole del calcio per cui io lavoro, allora adesso ti scusi e poi riprendiamo a discutere. Io non mi scuso proprio io. Se no io me ne vado. Allora, io mi scuso, ma allora sei tu che ti devi scusare. No, io me ne vado. Tu ti devi scusare. Non posso tu ti devi scusare. E chi dice alla gente che non fanno gli uomini? È gravissima questa affermazione. Allora, rispondimi sul ritiro. Allora, posso? Io non mi scuso proprio. Ti devi scusare. Io non mi scuso. Ma c'è Margherita. Allora, io avevo dimenticato com'era difficile poter parlare a Campania. Ma stiamo scherzando qua. Allora. È una, è due, è tre, tutte le settimane, sempre questo. E se allora, tu gli Umberto, delle cose Peppe, Peppe, ora ti prego, fammi parlare. Posso parlare? Ti voglio dire le prime dichiarazioni di Gattuso, twittate appunto dal profilo ufficiale del Calcio Napoli. Gattuso dice, complimenti ai miei ragazzi, vorrei vedere questo atteggiamento anche nelle prossime partite. Ed ancora, il primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, i primi 20 minuti del secondo tempo non siamo andati benissimo, in queste situazioni mi aspetto di più. Ed ancora, non possiamo sottovalutare nulla, dobbiamo sempre lavorare da squadra e fare bene, sia in fase difensiva che in quella offensiva. Queste sono proprio le primissime dichiarazioni di Rino Gattuso rese a bordo campo. Ovviamente noi ascolteremo anche dopo le dichiarazioni in sala stampa, ripeto, ci collegheremo con Titti in Prota che per noi al San Siro proprio per seguire la conferenza stampa di Rino Gattuso. Vogliamo ragionare su queste primissime dichiarazioni? Sì, io però urlare. Pretendo le scuse, se no io non resto in trasmissione. Allora, puoi fare quello che vuoi, per me puoi andare. Hai accusato di non conoscere le regole. Non conosci le regole come Casarini. Di essere una... Non conosci le regole come Casarini. Allora, scusi, conosci le regole come Casarini. Rispondi. Rispondi. Conosci le regole come Casarini. Come le conosce come Casarini. È la mia opinione. Hai l'esperienza che ha Casarini. Ma io, Casarini è una delle cose. Peppe, perdona. Io mi tolgo il cappello. Adesso ti richiamo una... No, Margherita, tu non richiami proprio nessuno. Io sono stato offeso profondamente nella mia dignità professionale. Allora, Umberto rettifica. Io mi sento offeso da te. Ho rettifica. Io mi sento offeso da te. Se no io non ritengo ci sia. Io mi sento offeso da te. Ma che tutte le settimane stai facendo oggi alla mia intelligenza che mi devo stare zitto per questo vivere. Io non ce la faccio più. Io ho sentito dire. Io non ce la faccio più con te. Ma cerca di calmarti. Non ce la faccio io più. Io sento parlare di rigori certificati. Tu non sei rigori più. Negati certificati. Tu sei un saltimbanco. Non sei ma più dove allora, attaccarti. Io mi scuso. Questa per, storia di mi scuso per questa scena a scena che allora, non appartiene alla nostra Peppe, dai, commentiamo. La fai tu lo scena a scena. È una scena a scena. Devi allora, chiedere scusa tu, vengo in tuo aiuto. Gianni, ti prego. Allora.